Il primo Salone del Gusto all'aperto, che tipo di edizione vi aspettate? Speriamo tanta gente, sicuramente più visitatori, turisti rispetto a un'altra edizione che si pagava il biglietto e quindi c'erano più negozi, più esportatori. Vediamo, dai! Speriamo che sia buona quest'anno, è la prima volta che siamo fuori, speriamo bene. È diversa dagli anni passati, siamo all'aperto e penso che sia migliore così. Ma un'edizione abbastanza particolare, diverso rispetto agli altri anni. Vedremo, la gente è ancora un po', il flusso è un po' basso. Vedremo il venerdì, il sabato, ci sarà magari molta più affluenza. Ringrazio il Comune di Torino per le possibilità che dà ogni anno a, diciamo, al mondo intero per questa importante manifestazione. Non lo sappiamo ancora come va a finire. Ci aspettiamo una bella edizione, sicuramente, perché tirato fuori dal lingotto dovrebbe aumentare anche l'affluenza. Poi sembra abbastanza organizzato bene, perciò siamo fiduciosi che sarà un bel evento. Siete contenti di stare all'aperto? Ma forse era proprio per chi viene per incontrare i negozianti e gli esportatori, era meglio al chiuso. Però c'è la bellezza di stare all'aperto in un posto del genere, sì. Ma vediamo giorno 26, ne trarremo le conclusioni. Le giornate stanno promettendo bene, le mattinate un po' fredde, ma durante il giorno comunque si riscalda bene tutta Torino, quindi vedremo. La gente sembra più entusiasta, anche all'aperto, e l'ingresso gratuito sta dando un contributo maggiore ovviamente all'affluenza, anche se è un po' bassa. Il tempo lo deve dire, è all'inizio, non sappiamo ancora. Sì, è meglio anche. Però non si sa, l'esito non vedremo alla fine. Vedremo, questo lo vedremo se il tempo ci accompagna in questi 4 giorni di manifestazione. L'ingresso è libero, quindi è possibile che ci sia più affluenza? Sì, affluenza sì, però forse più turisti, famiglie, eccetera, eccetera. Speriamo di sì. Speriamo che sia questo che aiuti un attimino, vediamo un po', non glielo saprei dire. Penso proprio di sì, però si deve fare sempre attenzione, forse al coperto era un po' meglio, comunque speriamo bene. Spero che le persone ci vengano a trovare, conoscano i nostri prodotti e magari un po' più di pubblicità fuori dalla regione. Questo sì, però ancora vedremo lunedì. Sapremo come andrà a finire. Penso che andrà meglio sicuramente. Ci auguriamo, vedremo. È la prima esperienza, perciò se sarà positiva sicuramente ben venga fatta all'aperto. Cosa proponete voi ai clienti? I nostri prodotti più tipici, e portiamo la Liguria, quindi l'olio taggiasco, il pesto di basilico DOP genovese. Come prodotti proponiamo la cassata siciliana, il cannolo siciliano, la pasta di mandorle e le cassatelle. Noi abbiamo del miele di api nere sicule, aceto di miele, un po' d'olio, siamo organizzati, marmellate. Noi siamo di Sciacca, noi produciamo marmellate, pesti, patè. Tutte le nostre specialità siciliane, dalla pasticceria alla rosticceria. La qualità,